tanti, avremmo voluto essere ancora di più, però ci hanno dato un limite e quindi a un certo momento ci hanno fermato. Però siamo contenti perché oggi ospitiamo qui a Talzano e voglio ringraziare il quartiere che ci ha accolto alla grande come sempre in questo luogo che devo dire che insomma possiamo valorizzare, può diventare un luogo dove fare ancora tanti spettacoli, tanti concerti. Ma io oggi voglio ringraziare tutta l'organizzazione della Notte della Taranta perché avere oggi qui la Notte della Taranta, questo concerto meraviglioso, per noi è un onore. E quindi facciamo un applauso alla Notte della Taranta, a tutta la fondazione della Notte della Taranta. Io ovviamente vi porto i saluti istituzionali del sindaco Rinaldo Melucci, di tutta l'amministrazione comunale. Quando abbiamo cominciato questo percorso con i signori della Grecia, con gli amici della Grecia Salentina, abbiamo cominciato un percorso che mi auguro col tempo possa portare a tante cose belle, a tante occasioni di condivisione di cose belle. Io sono convinto che questo succederà. Come sapete, la Grecia Salentina era con noi in questo bellissimo progetto, questo dossier di candidatura di Taranto con la Grecia Salentina, capitale italiana della cultura per il 2022. Non ce l'abbiamo fatta, devo dire, per poco, ma una cosa la dobbiamo sottolineare: è stata una bella occasione per cominciare questo rapporto forte con la Grecia Salentina. È uno dei massimi rappresentanti della Grecia Salentina, è sicuramente Massimo Manera, che è qui accanto a me. E oltre ad essere sindaco di Sternatia da pochissimo, da quanti anni sono? Dal 95 lui è sindaco di Sternatia, da pochissimo, freschissimo di nomina, lui è anche il presidente della fondazione della Notte della Taranta, quindi se la Notte della Taranta è cresciuta ed è diventata quello che oggi è diventata, sicuramente dobbiamo tanto a Massimo Manera, ma non soltanto a lui, a tutta l'organizzazione, perché è un'organizzazione, come avete visto, insomma, molto complicata, però davvero sta portando alto il nome della Puglia, della musica popolare pugliese in tutto il mondo, quindi le ringraziamo davvero di cuore. Quindi io adesso passo la parola a Massimo, lo ringrazio ancora una volta, ma soprattutto ringrazio tutti voi che in questa serata così fresca siete qui con noi, quindi grazie davvero di cuore. Una preghiera soltanto: per quanto possibile evitiamo, so che sarà difficile, ma evitiamo di ballare, perché evitiamo di ballare, cioè cerchiamo, o perlomeno facciamolo, diciamo, sul posto, seduti, alzando leggermente le gambette, insomma cerchiamo di ballare da fermi, non so come si possa fare, però so che si può fare. Quindi grazie, grazie, e passo la parola a Massimo Manera, presidente della Fondazione Notte della Taranta. Buonasera a tutti. Fabiano, ha dimenticato di dire però la cosa principale, che per me è un onore essere qui su questo palco, perché io da 0 a 3 anni ho vissuto a Taranto in quanto papà lavorava in Marina. Ci tiene tantissimo. Quindi, allora, questa cosa. Sì, sì. Ci ha chiesto anche un mezzo busto sotto casa. Questo. E quindi in macchina venendo dicevo che io alcuni flash di quel periodo ce li ho vivi. E quindi poi Taranto, io l'ho sempre detto pubblicamente, è per noi capitale. E quindi venire qui a suonare nella capitale della Magna Grecia è il massimo. La scelta politica con la P maiuscola di venire a stare assieme, perché dopo questi due anni di pandemia, questa uscita, queste prime uscite che ci consentono, quindi la scelta di questo posto, di questo quartiere, quindi quella cosa un po' radical chic che tutti tendono a sottolinearci e a criticarci per questo, a tutti. Coloro che si occupano di politica e di amministrazione, questa sera è esattamente l'opposto, come dire, con un inchino l'amministrazione ci ha suggerito e noi veniamo qui
a salutarvi a casa vostra, e questo è molto bello. E ha già detto tutto Fabiano, il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni, quindi spero che vi divertiate. Prima c'è un gruppo bravissimo di musica popolare tarantina, alcuni dei loro musicisti, Galeanda e Peppo Grassi, sì, suonano anche nella orchestra della Notte della Taranta, hanno portato molte delle vostre canzoni che vengono suonate a Melpignano in giro per il mondo, e quindi anche di questo grazie. Passo la parola a Luigi Chiriatti, che è il direttore artistico. Buonasera, grazie di essere in questa piazza e grazie all'amministrazione che, con la quale abbiamo concertato, diciamo, la presenza in questa piazza. Cioè, dopo gli anni di isolamento, di pandemia, di mortificazione, siamo convinti che bisogna ricostruire una nuova socializzazione, un modo nuovo di stare insieme, un modo nuovo di raccolgare le nostre personalità. E quindi, quando abbiamo pensato di fare il concerto a Taranto, immediatamente ci siamo trovati d'accordo con l'amministrazione sul luogo dove farlo. Scegliere una periferia, un luogo dove normalmente non viene scelto per concerti importanti. E su questo noi dobbiamo dare atto della capacità di scelta e di proposta dell'amministrazione, che ha fortemente voluto, insieme alla Notte della Taranta, questa scelta, che è radicale. Lo faremo anche a Lecce, perché siamo fortemente convinti che quello che è successo in questi due anni in qualche maniera ha segnato le persone, nel bene e nel male, forse più nel male, ci ha resi forse più individualisti, più meno vogliosi di stare insieme, per tanti problemi, per tante paure che bisogna scrollarsi di dosso. E quale situazione migliore che partire dai luoghi periferici, dove la socializzazione è stata sempre, diciamo, l'anello che ha congiunto le varie personalità. Questa è la scelta, e questo è il concerto che diciamo, porterà in qualche maniera a una nuova socializzazione qui a Talzano. Grazie di essere qui e buon concerto e buona notte alla Taranta a tutti. Grazie, buon concerto a tutti.